Benvenuti a Poliziano. Ci troviamo adesso nella cantina storica del nucleo iniziale appunto dell'azienda, che è nata nel 1960 per volere appunto del padre dell'attuale proprietario, del dottor Federico Carletti. Questa azienda è nata da un nucleo storico di 30 ettari per arrivare oggi agli attuali 150 ettari vitati. Siamo partiti da qui perché questa cantina descrive un po', questa parte della cantina descrive un po' la filosofia di questa azienda, cioè questa azienda si è allargata mantenendo il suo nucleo centrale, non ha stravolto quello che era la sua storia, ha sempre cercato di migliorarsi e di adeguarsi a quelle che sono le esigenze del mercato di oggi, però mantenendo la sua tradizione, il suo nucleo storico. A partire appunto dalla struttura proprio delle mura che qui vedete, per incentrare poi la produzione su quello che è il vigno storico toscano, che è il Sangiovese. L'80% dei nostri vigneti sono a Sangiovese, poi il restante sono dei vigneti di nuova concezione, dove si coltivano anche Cabernet Sauvignon, Merlot, che sono appunto dei vitigni più moderni. Però per noi è importante il legame nei nostri vini con il territorio e per questo abbiamo scelto di produrre in maggior parte Sangiovese. Oltre a questa azienda qui a Montepulciano, noi abbiamo una piccola azienda di 30 ettari sempre in Toscana, in Maremma, dove produciamo Morellino di Scanzano, che è un altro vitigno appunto a base, l'uvaggio a base di Sangiovese. Questo che vedete qui, vedete appunto la cantina di affinamento, dove c'è, rispecchia quelle che sono la maggior parte delle nostre modalità di affinamento del vino. Potete vedere barrique, tonneau e botti grandi. Poi abbiamo una barriccaia che andremo a vedere poi in seguito, dove utilizziamo solamente barrique e tonneau, appunto, soprattutto per l'affinamento del vino nobile di Montepulciano, che è il vino che poi dopo andremo a vedere, che è il nostro vino, diciamo, di territorio. Noi abbiamo un vino nobile di Montepulciano base e un vino nobile di Montepulciano selezione, che andremo ad assaggiare dopo. Questo vino nobile di Montepulciano selezione è prodotto da un unico vigneto, è un cru aziendale. È il nostro vigneto più vecchio, è un vigneto di 45 anni, concepito come si concepivano le vigne in quel momento, cioè non per una grandissima produzione, ma per una produzione di qualità. Questo vigneto è il nostro vigneto più alto a livello proprio di altimetria, su un terreno molto povero, ha una produzione bassissima di circa 30-40 quintali di uva ad ettaro. Il disciplinare del vino nobile prevede un massimo di 80 quintali ad ettaro si possono produrre. Su questo vigneto si producono in media la metà. Viene vinificato appunto come cru aziendale solo nelle annate migliori, altrimenti non viene prodotto. E è un po' diciamo quello che è lo specchio di Poliziano, cioè il Sangiovese nella sua massima espressione. In questo momento ci troviamo appunto nella bottiglieria e qui le bottiglie stanno almeno un anno dopo che il vino è uscito dalle barrique ed è stato assemblato, viene imbottigliato appunto e messo in questa zona e rimane qui almeno un anno prima di andare in commercio, perché è nella bottiglia che si ha la fase finale dell'affinamento, che ci permette una polimerizzazione dei tannini in modo che il vino nel momento in cui viene aperto è già gradevole e pronto per essere bevuto. Qui ci troviamo nella barriccaia, che è praticamente l'ultima parte dell'azienda che è stata costruita. Questa è entrata in funzione nel 2002 e anche qui, come nella bottiglieria dove eravamo prima, è un locale completamente climatizzato e umidificato. Qui quelle che vedete sono lo specchio centrale, divide questa zona, la vetratura centrale divide questa zona in due parti. La parte più distante da noi è la barriccaia del primo anno, dove stiamo mettendo appunto il vino raccolto in questa vendemmia. Di mano in mano che il vino continua la sua permanenza in barrique, viene trasportato su questo lato e qui finisce i due anni di affinamento dentro la barrique, che poi possono variare anche secondo la tipologia del vino, dai 18 mesi ai 2 anni ai 16 mesi. Qui considerate, potete vedere all'incirca un 6.000 barrique nel momento in cui la barriccaia è al completo.
come tipologia di legno noi usiamo quasi esclusivamente legno francese, con un piccolo utilizzo di rovere americano, però diciamo la grossa parte è rovere francese. Allora, qui ci troviamo in una vigna appunto di Sangiovese. Questa vigna ha all'incirca 12-13 anni. La filosofia aziendale, diciamo, da parte dell'enologo, il proprietario, hanno scelto appunto di incominciare a produrre nobile di Montepulciano con vigneti che hanno età superiore a 10 anni. Fino a 10 anni produciamo rosso di Montepulciano o vini comunque base, perché fino a un'età minima di 10 anni la pianta deve ancora strutturarsi, andare a fare un apparato di radici importante che vada a sorreggere la pianta per dargli una produzione e una concentrazione nel grappolo importante. E da qui la scelta appunto di aspettare almeno l'età di 10 anni per incominciare a produrci nobile di Montepulciano. Come uvaggio per il nobile di Montepulciano, da disciplinare siamo su un 70% di Sangiovese e l'altro 30% può essere a discrezione del produttore usati altri vitigni toscani che sono il Canaiolo, il Mammolo, il Colorino e anche in piccola parte gli uvaggi internazionali come Cabernet e Merlot. Noi sul nobile di Montepulciano, che riteniamo un vino espressione del territorio, usiamo solamente uvaggio di uve toscane, cioè un 80% di Sangiovese, un 10% di Canaiolo, 5% di Colorino e un 5% di Mammolo, che sono tutte uve tipiche qui della zona, proprio perché riteniamo che legare questo prodotto al territorio sia fondamentale. Per Asinone, che è la selezione di cui stavamo parlando prima, usiamo 100% di Sangiovese, perché venendo da questo unico vigneto, sul vigneto praticamente c'è solamente Sangiovese.